l'Adriatico, al quale, nel giorno di San Nicola, i pescatori pugliesi offrono un'ampolla con un liquido chiamato la manna del santo, una simbolica fecondazione nuziale, cui fa da contrappunto, nei boschi impervi dove Puglia e Lucania si confondono, un altro simbolico rito di unione con la natura, chiamato il matrimonio degli alberi. Anche in questo rito, l'uomo celebra un rapporto antico con la natura. La festa ha il suo centro nel paese di Accettura, dove convergono fedeli provenienti dalla Puglia e dalla Lucania, che si dividono qui in due gruppi distinti e rivali. Uno rappresenta i braccianti e i boscaioli, l'altro i massari, cioè i contadini ricchi, coloro che posseggono almeno una coppia di buoi. Ma chi è che la gente che l'ha messo su? A me non mi mettete un po' di faccio. Il loro incontro è un susseguirsi di liti rituali e di sfide. Sfide oggi diventate la parte conclusiva di una festa popolare, ma un tempo destinate a scaricare l'aggressività latente tra membri tradizionalmente antagonisti all'interno di una stessa società agricola e pastorale. Un rito, come di tanti altri, è possibile nella Puglia contadina trovare vestigia ancora precise. Un esempio lo si può avere se al tempo della mietitura e della trebbiatura si raggiunge l'estremo sud della regione, la campagna attorno a Galatina. Il tempo della trebbiatura è il tempo della taranta, mitico ragno velenoso che si crede si nasconda nei covoni del grano. Nei giorni alla fine di giugno, non appena la mietitura è terminata, nelle strade di questo piccolo paese, Galatina appunto, esplode la festa delle tarantolate. Di queste tarantolate già parlava nell'ultimo quarto del Settecento uno dei primi viaggiatori inglesi interessati all'Italia del Sud, Henry Swinburne. Così egli scrive: le donne sono una copia precisa delle baccanti. Il cristianesimo abolì tutte le feste pubbliche degli idolatri e le donne neanche più osarono apparire nelle loro vesti di baccanti. Ma non volendo rinunciare al loro maggiore sollazzo, dovettero far ricorso ad altri pretesti e la possessione degli spiriti maligni fu certamente una delle loro invenzioni. Richiamandosi alla pretesa violenza del veleno della taranta, le donne pugliesi conservano la loro antica danza. Certo, nulla v'è nelle figure di queste tarantolate della eleganza delle baccanti antiche, quale ci è attestata da sculture e bassorilievi dell'arte classica. E il rito di possessione di cui esse sono protagoniste, questa esorcizzazione collettiva della follia, a suo tempo studiata dal grande etnografo pugliese Ernesto De Martino, ha una sua ben diversa motivazione, che non è certo il solo desiderio di conservare vivente il ricordo delle antiche danze. Ma il riferimento è inevitabile ed è ovviamente negativo. Davvero nessuna di queste rozze e prezzolate baccanti degeneri avrà mai azzeccato neanche per sbaglio le eleganti figure di danza del mondo classico antico. Del mondo arcaico pugliese sono tracce non solo i riti e le cerimonie che si sono viste ora,
e che hanno continuato ad esistere anche dietro la brillante facciata di tante successive civiltà che qui si sono sovrapposte e stratificate come terre e rocce di più remote e più recenti ere geologiche. Ma vi sono tracce anche e soprattutto in quella cultura arcaica della quale i famosi vasi Apuli sono testimonianza unica e preziosa. Saggi di cultura artistica che ebbe un suo linguaggio così personale da influenzare sensibilmente il mondo figurativo italico del IV secolo. In talune immagini di alcuni di questi vasi, gli studiosi vedono il punto di partenza di un certo dissacrante teatro popolare del mondo antico, capace di farsi beffe di eroi e di dei. Oggetti che ci permettono di osservare questa terra, pensando che essa ebbe nella sua cultura autoctona, anche più arcaica, una vera e propria civiltà, per nulla periferica e provinciale rispetto a quella della Magna Grecia, i cui resti ancora giganteggiano lungo le coste ioniche. Lo attestano qui le rovine delle tavole palatine, ai confini della Lucania con le Puglie, a pochi chilometri da Taranto. Della Magna Grecia, massimi centri sulle coste pugliesi furono, oltre Taranto, anche Otranto e Gallipoli. Gallipoli. Al tempo dei Greci era un centro già popolato e vasto quanto l'attuale. Di esso è stato scritto: sembra galleggiare sulle acque come una fortezza ridotta a giardino d'infanzia su un mare tenero, basso, trasparente. La città e i centri italici dell'estremo sud risentirono pesantemente dell'egemonia culturale e militare che si irradiava dai centri greci sulla costa, come questi. Furono necessarie ai greci lunghe guerre per piegare le rivali città italiche dell'interno. Ecco i resti delle mura di Manduria, che fu capitale messapica. Con l'aiuto del re di Sparta, Archidamo, l'italica Manduria venne conquistata e i greci la rasero al suolo, così totalmente che solo la ripresa aerea permette di avere un quadro d'insieme della città, drammatico nella sua spoglia evidenza. Ma questa egemonia tarantina non ha lasciato solo resti di città distrutte. Essa ci è attestata anche da quanto questa terra ci ha restituito come prove di una floridezza economica eccezionale, cui corrispose un'altrettanto eccezionale maturità artistica. Lo provano reperti restituiti dalla terra pugliese. I più importanti sono venuti alla luce solo pochi decenni fa. I più famosi Lechitos, vasi di ceramica dipinti su fondo bianco. Uno d'essi fu trovato scavando in questa campagna presso Taranto nel 1921. E un altro in una contrada vicina nel 1907. È il famoso Lechitos in cui è raffigurato Edipo davanti alla Sfinge. Paradigma di pose che ci ricorda un famoso quadro di Ingres. Un tesoro conservato oggi assieme a mille altri a Taranto, nel suo museo nazionale. Taranto. La bella città, a cavallo tra i suoi due mari, ci offre la visione di un centro urbano singolare. Città greca attestatasi su questa lingua di terra. Centro di potenza terrestre e marittima, da sempre porto privilegiato per la sua eccezionale posizione sul mare. Ed è un magico momento di luce su questo suo mare a ricordarci quei versi famosi dell'idilio di André Chénier che cantano della giovane tarantina portata dalle onde del mare verso il sacrificio per essere uccisa da mostri divoranti. Traducendo la leggenda in termini contemporanei, come non vedere quei versi concretizzarsi nelle visioni di uno sviluppo industriale che sembra veramente divorante? Lasciamo la nuova Taranto alle sue industrie, orgoglio e problema della regione.
Lasciamo l'antica Taranto ai suoi musei. Ricordo delle sue origini di primo insediamento greco dell'Italia del Sud. Iniziamo un nuovo itinerario, quello nel mondo che alla solare civiltà greca di questa parte estrema d'Italia ne oppose un altro che data dal tempo del lungo dominio bizantino. Voliamo sulle rocciose zone dell'interno, ai confini della Puglia con la terra lucana. Nelle Lavre, cioè nelle grotte monastero di Gravina, di Massafra e La Terza e Ginosa e Mottola e in 100 altre nell'occidente della regione vivevano gli eremiti basiliani. Qui, sotto lo sguardo impassibile dei loro santi e dei loro angeli dipinti sulle rocce, essi praticavano riti, digiuni, penitenze regolati da minute prescrizioni come quelle del cerimoniale della corte bizantina. In questo mondo delle chiese rupestri tutto si faceva a ricetta. L'impiego delle veglie come l'iconografia delle sacre storie avveniva con la regolarità di un computer o, per rimanere nel Medioevo, con la rigida giustizia distributiva dell'oltretomba di Dante. A Dante e ai gironi del suo inferno fa pensare il vallone di Santa Maria della Scala, a Massafra, dove sono le pitture rupestri forse più belle dell'iconografia bizantina locale. Di vallone in vallone, il nostro volo ci porta sulla zona di Gravina. Una zona, l'abbiamo visto, ricca di numerose grotte. Ma quello che impressiona qui non sprofonda sotto i nostri piedi, è invece alto davanti a noi. È la facciata di Santa Maria delle Grazie, decorata da un'aquila enorme che spiega i vanni nella sua parte più alta. Ha occhi di smalto, che sembra potrebbe sprizzare raggi. È un'aquila che ne evoca un'altra. L'aquila sveva che dominò nel Medioevo le sorti dell'intera Puglia. L'aquila imperiale di Federico II. Immagini di castelli svevi. Ecco quello di Barletta. Saranno questi castelli a guidare il nostro volo nel tempo di Federico II in Puglia. Mentre i monaci basiliani praticavano la loro puntigliosa ascesi, il risveglio nel fervore dei traffici delle città marittime, ecco il castello svevo di Brindisi e quello di Gallipoli, aveva consolidato le istituzioni comunali. Infine, una rivolta contro i catapani bizantini aveva provocato l'intervento dei normanni, che in pochi decenni si erano impadroniti di tutta l'Italia meridionale. Gli ambiziosi disegni dei sovrani normanni, ecco un altro dei loro castelli, quello di Gioia del Colle, e quel generale movimento dei popoli europei sulle vie del Levante, che furono le crociate, riportarono la Puglia ad una prosperità quale aveva conosciuto ai tempi della Magna Grecia. L'ombra del nostro elicottero si disegna sulla facciata della cattedrale normanna di Trani. Essa e le altre edificate dagli svevi a partire dal secolo XI sono la testimonianza di quella prosperità e sono il tesoro architettonico forse più prezioso e più intatto che la Puglia conservi. La basilica di San Nicola di Bari, un tempo circondata da quattro cortili limitati da muri e torri. La cattedrale di Bitonto, la più matura espressione del romanico pugliese. E il Duomo Vecchio di Molfetta, che specchia nel mare i suoi due campanili e le sue cupole simili a tende tartariche. E infine la cattedrale di Altamura, anch'essa costruita per volontà di Federico II.